Buongiorno anima in pelle, ciao, benvenuti in questo nuovo video Cosa mangio in un giorno. Sono un po' sovrailluminata, ma mi sto un attimo mettendo la cremina solare, che mi raccomando, mettete sempre la crema solare, mi raccomando. Io sono la mamma di tutte, anche con le mie amiche. Sto sempre a dire loro di mettersi la crema solare. Comunque, a parte questa cosa, il video di oggi sarà un cosa mangio in un giorno. Io mi sono appena alzata, sto mettendo la cremina perché poi... Ma che è sto casino? Perché poi porto i cani a fare un bel giretto e poi faccio colazione dopo. Nel frattempo ho bevuto un bel bicchierone d'acqua. Anche sulle braccia, cremina, soprattutto sui tatuaggi. Come colazione abbiamo yogurt di soia bianco, fiocchi d'avena, semi di chia, burro d'arachidi, kiwi, noci varie e... Basta. Ah, e pezzetti di cioccolato. Ora mi metto qui fuori a mangiarla dopo essermi spruzzata un quintale di anti-zanzara. Cani, cosa fate? Sharing is caring. Fagiolinschio del cuorinschio, non ti imbrabbiare, stai tranquillo, stai felice, non c'è bisogno di sbrambaiare. Io adoro farmi le trecce, avere i capelli mossi. Tra l'altro, è una cosa incredibile il fatto che l'unico modo per me per avere i capelli mossi in modo duraturo sia farmi le trecce. Cioè i ferri, quei robi per farsi i boccoli. Ma perché i camion devono passare proprio quando io sto facendo i video? I ferri, quelle cose per farsi i boccoli, eccetera, non funzionano mai. Invece, guardate come sono belli. Mentre mi spruzzo il loro spray alla cheratina sui capelli, vi parlo un po' dello sponsor di oggi, che è Freshly Cosmetics. Freshly Cosmetics è un'azienda che da anni si impegna per realizzare cosmetici più sostenibili, sia attraverso gli ingredienti che mette nei propri cosmetici, sia attraverso il packaging. Io li conosco da anni, sono una delle primissime aziende con cui ho lavorato su YouTube e sono molto contenta di continuare a lavorare con loro. Oggi mi vedete usare il loro spray alla cheratina per capelli, è una cheratina vegetale ed è uno spray che si può usare su capelli asciutti ed è uno spray leave-in, diciamo, che rende i capelli più morbidi e più lucenti. E io sono molto contenta di usarlo perché devo dire che ultimamente dei miei capelli non sono proprio troppo troppo felice, sono in questa lunghezza media, non vedo l'ora che diventino più lunghi, però insomma sono molto contenta di... renderli un po' più... Tra l'altro ha un profumo buonissimo. Trovo che i prodotti di Freshly abbiano un profumo caratteristico, anche se hanno diverse sostanze, diversi profumi, però c'è una nota di fondo che mi piace molto. E poi questa mattina vi ho fatto vedere la loro crema solare, che è una crema solare protezione 50 con filtri fisici, quindi è una crema con ingredienti super naturali. La cosa più importante è che non va a danneggiare gli organismi marini, perché purtroppo alcune creme solari contengono degli ingredienti che vanno a danneggiare i coralli e gli organismi marini, quindi è importantissimo indossare la crema solare per proteggere la nostra pelle, fondamentale. Io infatti, come avete visto stamattina, la metto ogni giorno prima di uscire di casa, poi ho la pelle chiarissima, ma qualsiasi tipo di pelle abbiate dovete mettervi la crema solare, dovete proteggere la vostra pelle, anche se non vi scottate, è importantissimo veramente, ed è importantissimo scegliere una crema solare che non danneggi gli organismi marini, che sia il più naturale possibile. Quindi questa crema è davvero stupenda. Tra l'altro guardate quanto è carina con l'ananas come foto di copertina. E una cosa che mi piace molto di questa crema è che ha un finish piuttosto opaco, quindi non vi fa, cioè una cosa che a volte quando metto la crema solare mi dà fastidio è che mi fa la faccia un po' lucente, no? Invece questa crema qui, essendo con filtri fisici, rende proprio, come dire, un effetto opaco, si assorbe molto velocemente, mi piace un sacco. Se volete potete usare il mio codice Naki per avere il 25% su tutto il sito di Freshly Cosmetics e su tutti i loro prodotti, quindi è una buona occasione, vi consiglio di provarli. E grazie Freshly per supportare il mio lavoro e per aver sponsorizzato questo video. Adesso ricomincio a mettermi lo spray. Ci sarà una quantità troppo troppo spray per capelli? O è tipo posso metterlo all'infinito? Perché è davvero... Wow, è davvero buonissimo, mi strapiace. Tra l'altro oggi io dovrei forse pure lavarli i capelli, ma secondo me
posso tenere duro un altro paio di giorni con... Perché sapete che i capelli più li lavate più si danneggiano, più li lavate più si sporcano, no? Perché c'è un equilibrio sul cuoio capelluto, andrebbero lavati una volta a settimana, massimo due. Io al momento li lavo circa due volte a settimana, vorrei riuscire a lavarli una volta sola. Quindi vediamo se con questo sprayino che gli ridà un po' di gioia. Questa promozione è stata lanciata in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, che è l'8 giugno. Infatti Freshly si impegna tantissimo a ridurre la plastica, anche se sappiamo che la maggior parte della plastica è causata dalla pesca. Quindi apprezzo un sacco il tentativo di Freshly di ridurre il più possibile la plastica nelle proprie confezioni. Tra l'altro una cosa fichissima è che questa bellissima confezione con lo spruzzino è ricaricabile. Quindi questa busta è piena di Hair Radiance Keratin Spray, che è lo stesso che c'è qui dentro, quindi una volta esaurita la confezione non si va a buttare a comprarne una nuova, ma basta riempirla da questa bustina, quindi fichissimo, veramente bello. Ora, oggi pomeriggio mi viene a trovare la mia mamma, mi fa strapiacere e mi porterà giù un tot di cose che ho dimenticato, cioè che ho dimenticato, che ho lasciato, che dal trasloco. E quindi devo mettere un po' in ordine la casa, sia un po' perché voglio fare bella figura con la mia mamma, sia perché mi piace avere la casa ordinata, e sia perché se mi porta giù altra roba e c'è già, non c'è molto disordine, però ci sono un po' di cose sparse, cioè se già ci sono cose sparse lei porta giù altre cose, poi lo so già che mi irrito perché c'è disordine. Quindi penso che la cosa che farò stamattina principalmente sarà questa, oltre al fatto che devo editare un po' di contenuti, filmare un po' di contenuti. Mi devo un po' dare una mossa perché ho dei contenuti da girare e consegnare in questi giorni, magari oggi idealmente, quindi magari prima di mettere in ordine faccio questa cosa qui, così poi metto in ordine e poi edito. Vabbè, scusate, sto facendo la mia mappa mentale delle cose da fare in questa giornata. E tra due giorni tra l'altro c'è il Pride, voi vedrete questo video dopo che il Pride ci sarà già stato, il Padova Pride, perché oggi è giovedì e questo video lo vedrete la prossima settimana. E però sono super, io sono nell'organizzazione del Padova Pride, quindi siamo super in fermento in questi giorni e non vedo l'ora, sarà super bello. Sacco di tempo è imparare a suonare il pianoforte, solo che qual è il mio problema? Che io voglio essere subito brava a suonare gli strumenti, non so perché, però sì, è una mia tendenza. Allora, invece di iniziare da una cosa facile in cui potevo imparare piano piano a usare entrambe le mani, ho iniziato da Nuvole Bianche di Einaudi, quindi ho imparato abbastanza bene la mano destra, adesso non me la ricordo tanto, è da tanto che non la faccio, e la sinistra in realtà è super facile, ma non riesco a fare tutte e due le cose insieme, quindi devo trovare una canzone molto semplice da suonare in modo da imparare. A suonare con entrambe le mani. Comunque il punto era mettere in ordine e non suonare. Ho finito di riordinare a sufficienza, diciamo, cioè avrei altre cose da riordinare, ovviamente non si finiscono mai le cose da riordinare, post trasloco soprattutto, ma va bene così. E per oggi sto cercando di andare avanti con questo progetto all'uncinetto, cioè sto andando avanti, cioè questo progetto lo porto avanti da un sacco di tempo, uscirà il video prima o poi, e sono in dirittura d'arrivo, e quando, cioè chi di voi fa uncinetto, maglia eccetera, saprà che quando sei in dirittura d'arrivo viene quel pepe al culo che non vedi l'ora di finire, vedere come ti sta, se hai fatto un ottimo lavoro o una super cazzola o una cosa un po' così.
E tra l'altro non ho molta fame perché in realtà ho fatto una colazione super abbondante e a metà mattina in realtà, cioè non troppo presto. Quindi mi sa che farò un pranzo leggero, non so ancora cosa farmi. Una cosa molto easy, ho del riso. Oh, ma che sti screanzati che fanno tutto questo casino con la moto. E mi sa che, cioè, ho del riso bianco avanzato da ieri, ho dei pomodorini, potrei farmi tipo una specie di insalata di riso molto chill. Sono le 3, io non ho ancora pranzato perché mi sono iperfissata sull'uncinetto, perché sto finendo questo progetto e tipo ci potete credere, l'ho iniziato tipo a dicembre questo progetto e lo sto finendo ora, quindi non posso pranzare ora, cioè devo prima finire il mio progetto. Quindi so già che arriverà mia mamma e io non avrò ancora pranzato, quindi non sarà ideale, ma non ce la posso fare, devo andare avanti. Cioè proprio... aiuto. Allora, pausa dall'uncinetto pazzo per fare pranzetto, perché sennò non si può fare. Riso basmatico avanzato da ieri, tofu al naturale. So che a nessuno piace il tofu al naturale, ma a me strapiace. Pomodorini e poi maionese fatta a mano da me. Siccome io prendevo sempre la maionese al Lidl, quella vegana, ultimamente non la trovo più e mangio tantissima maionese, ve lo giuro, e tipo la maionese vegana costa sempre tantissimo e quindi ho deciso di farmela perché quella del Lidl era l'unica che secondo me ci stava come prezzo, ma ora non si trova più e quindi me la faccio. Ho trovato una marca di latte di soia, che è tipo una sottomarca che trovo là lì, che viene benissimo la maionese, cioè faccio 2 parti di olio, 1 parte di latte, un po' di succo di limone, un po' di senape, sale, pepe, mini pimer e viene una bomba, cioè viene veramente stupenda. Quindi me la faccio tipo ogni 3 giorni perché la mangio tutta. Buon pranzetto a me! Diretto al vivaio, sto comprando tutte le piantine aromatiche. Guardate che bello, quanti fiori, quante cose. Ciao, allora, io e la mia amica Donata oggi siamo andate al vivaio e io ho comprato un sacco di roba che però vedrete nel video giardiniamo. Ciao Giandra. E perché ho preso un sacco di erbe aromatiche, un sacco di cose, ma adesso, siccome abbiamo Giandra, dovete sapere che i miei cani se ne approfittano, siccome lo sanno che non do niente loro da mangiare quando sto mangiando, se ne approfittano quando arrivano. Aiuto. Persone. Raja, smettila, non si ruba il cibo. Stavo provando a farvi vedere che stiamo facendo uno snackino. Abbiamo preso queste chips sweet and sour della settimana asiatica del Lidl. E poi abbiamo preso, no, queste ce le avevo già le gallette. E poi abbiamo preso, posso? Il mummus di ceci, molto easy. Poi Donata ha dei cracker e io ho le gallette perché gluten free. Quindi anche Raja vuole mangiare patatine sweet and sour. Fa buona. È tipo alla paprika. Sembrano delle gigantesche Pringles. Delle piccole Pringles. O no? La mia era gigantesca. Ma proprio però le Pringles sono tanto più grandi. No. Queste sono tipo così? No. Sono buonissime. Wow. Ok, questo è un What I Eat in a Day molto molto realistico. Perché dopo aver fatto quella che doveva essere tipo una merenda tarda aperitivo con la mia amica, in cui ci siamo mangiate un'intera scatola di hummus e un sacco di patatine perché avevamo super fame, in realtà non ho più avuto fame per cenare, quindi oggi ho fatto dei super messy e anche realistico in realtà, perché cioè non tutti i giorni è così ovviamente, però ci sono effettivamente giornate in cui pranzo tardi perché mi focalizzo su una cosa o finisco di lavorare tardi e poi magari ceno in modo incasinato eccetera. Quindi sì, non prendetemi come esempio di un'alimentazione sana, ma come esempio di un'alimentazione realistica. Diciamo, ci sono giorni in cui mangio molto meglio di come ho mangiato oggi, però ci sono anche giorni in cui mangio come ho mangiato oggi. E ho fatto la doccia alla fine, anche se i miei capelli in realtà erano super belli, erano davvero super lucidi, ma domani ho un photoshoot, partecipo a un photoshoot, quindi volevo avere i capelli super puliti, quindi li ho lavati alla fine, vabbè, dovevo farmi la doccia in ogni caso, quindi ho lavato anche i capelli. E adesso sono sul letto con questa creaturina. Giandra se n'è appena andata perché a lei piace stare sul letto solo se la coccolo costantemente, e visto che non lo stavo facendo, se n'è andata. Tra l'altro guardate com'è bella questa mia maglietta con i ratti, è bellissima, me l'ha regalata la mia amica Donata che avete visto prima nel video. Ho appena tra l'altro salutato i rattini, stasera ho dato loro un sacco di radicchio che era loro letteralmente verdura preferita, quindi sono tutti wow.
Devo farveli vedere più spesso, ma forse non mi viene tanto in mente perché quando entro nella loro stanza non mi porto neanche il telefono o la fotocamera perché sto super attenta ad entrare tipo sottile sottile in modo che i cani non ci passino, i ratti non ci passino, eccetera. Perché vi avevo fatto vedere che avevo fatto tipo un recinto nella loro stanza, sono riusciti a evadere al giorno 2, quindi ora sono liberi in tutta la stanza e in realtà sono super felici così, così hanno più spazio e tutto quanto. Comunque ve li farò vedere nel prossimo video. Scusa Raja, non ti sto facendo abbastanza coccole. Sandrini, cioè, sentite i miei cani che si lamentano perché non sto dando attenzione a loro, ma sto facendo il video con voi, che ridere. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie per aver guardato questo video e buonanotte o buona giornata o buon qualsiasi momento stiate vivendo. Tanti bacini, ciao! Comunque tra le gioie più grandi della mia nuova casa c'è il fatto che posso di nuovo dormire con Raja. Io vorrei dormire anche con Chandra, ma lei non vuole dormire con me, quindi lo rispetto. Però Raja, lui mi dorme appiccicato. Ed è bellissimo, cioè è una delle cose più belle del mondo, vi giuro. E mi mancava così tanto, perché nella casa vecchia avevo il letto alto, non potevo far stare su Raja, non era sicuro. Guardate che piccolo. Ah, che bello.